Jacopo, nuovo acquisto della Giana, un difensore che serve a coprire un attimino l'assenza di Solerio ceduto a gennaio. Ecco, quali sono le tue caratteristiche? Ma sicuramente sono uno che non molla mai, poi in quanto difensore molto, molto tenace e sono anche di grande corsa. È un'altra caratteristica, questo si può notare anche dall'allenamento, sono uno che fa molto affidamento sull'allenamento perché serve per migliorare, per mettersi in mostra e quindi tanto lavoro, tanta umiltà e spero di fare bene, di essere d'aiuto per la squadra. In difesa sia da centrale che da esterno sinistro, corretto? Esatto, sì. Nasco più come terzino, però negli ultimi anni, in Serie D, con l'arrivo dei giovani, ho fatto il centrale e mi trovo bene in tutti e due i ruoli. Sì, a 4 che a 13. Sì, esatto. Ecco, l'unica cosa, quest'anno abbiamo visto che hai fatto, diciamo, solo 17 presenze, sì, da titolare. Cos'è successo? Qualche infortunio? Nel girone d'andata sono partito un attimo a rilento, quindi ho fatto fatica un attimo a trovare spazio perché venivo anche da un infortunio l'anno scorso, però nel girone di ritorno poi mi sono ripreso, ho giocato tutte le partite praticamente, quindi sono soddisfatto anche del fine di stagione dell'anno scorso. Ecco, nella società ti tenevano bene in considerazione, tanto da affidarti anche un duplice compito. Abbiamo visto che sei un appassionato per i bambini. Ho fatto l'allenatore dei Pulcini 2007 via Karate e poi ho fatto anche il campus a fine anno proprio con la Karatese, con tutti i bambini a Livigno. È una cosa che mi piace molto, lavorare con loro, certo ancora a livelli di gioco quasi, però mi sono trovato molto bene. Ecco, cosa ti aspetti qui alla Giana? Quali sono i tuoi obiettivi, diciamo? Sicuramente mi aspetto una stagione importante, mi aspetto anche di quello che hanno fatto l'anno scorso. Come ho detto, c'è tutto per far bene qua, la società tranquilla, il gruppo è fantastico. Gli obiettivi sono quelli di piano piano conquistarmi il posto, io ce la metterò tutta e di far bene. Ok, auguri, in bocca al lupo, grazie. Grazie mille.